Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, domenica di fine inverno, domenica di inizio primavera, quando il tempo comincia lentamente a migliorare, quando le giornate nuvolose cominciano a lasciare il posto a giornate un po' più soleggiate, un po' più tiepide. Era questo il momento in cui, alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, si voleva uscire dal guscio che era stata la casa che ci aveva avvolti e protetti per tutto il gelido inverno, ma non si può uscire e restare in una giungla di cemento che è la città, ed ecco che allora si usciva e si andava in una giungla. Ma di alberi, ma di piante, ma di resina, ma di formiche, ma di questo ci arriveremo fra poco, perché si faceva il picnic domenicale di primavera. E di questo voglio parlarvi, perché questo è Diario di Viaggio on the road, operazione Nostalgia! Dimenticare i picnic che facevo quando ero piccolo, ma quando ero molto piccolo, quando avevo 4 anni, 5 anni, 6 anni, parliamo di 35 anni fa, wow! E appunto parliamo della fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, qui in Sicilia era proprio una moda quella di andare fuori dalla città, di allontanarsi, di prendere un po' il fiato, di respirare dell'aria buona, dopo aver respirato tutto il tempo in città, con tutti gli scarichi delle caldaie accese per tutto l'inverno, e quindi voglio raccontarvi un pochettino come avvenivano i picnic negli anni 70, negli anni 80. Tutto cominciava innanzitutto il sabato, dopo aver analizzato diversi giornali per vedere le previsioni meteo. C'era una riunione di famiglia che sembrava, non lo so, il consiglio di guerra di Napoleone, c'erano cartine sparse per il tavolo del salotto, tutti quanti che si guardavano le cartine, si studiava la posizione, si studiava la strategia, e se dovesse essere nuvoloso? Beh, eventualmente qui in paese c'è la sagra della carriola di letame, i panini. E non stiamo parlando di tagliare del pane, metterci dentro due fettine di prosciutto e abbiamo fatto i panini. Stiamo parlando del pane condito, con dentro formaggio, l'olio di casa, magari la caponatina, bella, proprio leggera e piacevole, che un pezzo di pane condito ti basta come pasto per una settimana, ma lì si mangiavano 2-3 panini a testa. E allora arriviamo alla domenica mattina, si cominciava alle 6:30 del mattino con una sveglia traumatica. Lavati i vestiti, dai, mi raccomando, abbiamo tutti quanti appuntamento alle 8 al bar alla Cerva d'Argento, che si prende un bel caffettino con litri di Sambuca, perché ancora a quell'ora, nonostante la bella giornata, era relativamente freschino, soprattutto a febbraio, e dopo aver preso il caffè con tantissima Sambuca si parte tutti assieme in direzione della Pineta, una strada chilometrica che veniva fatta a 20-30 all'ora, perché sennò i ragazzini si sentono male in macchina, perché la strada era tutta curva, ma soprattutto per il piacere di dire: guarda che bel panorama, che bel panorama! Il panorama della Sicilia, dell'entroterra siculo appena finito l'inverno, era una distesa di terreni brulli, e comunque ti godevi questo panorama fino ad arrivare in Pineta. Ci arrivavi verso le 10 del mattino, alle 10:30, anche se era un posto a mezz'ora di strada da casa tua. Comunque si faceva tutto con calma, si faceva tutto con piacere, ma il problema era: ok, siamo arrivati in Pineta, bene, siamo a posto, ma no! Scaricare la macchina era un massacro, perché, ok, cominciava con il plaid, anzi no, scusate, Sicilia dei primi anni 80, nessuno conosceva l'inglese, il plaid, questa coperta di lana. Ne abbiamo ancora una, che avevamo proprio da quel periodo, una coperta blu, che utilizzavamo solo per quello, per stenderla sull'erba e potersi sedere sull'erba senza riempirsi di resina. Si riempiva di resina la coperta, che ancora quella coperta c'è proprio l'odore del bosco, dei picnic che ha fatto e che continua a fare ancora adesso. Comunque c'era il plaid, c'era il cestone di vimini enorme per i panini, pieno zeppo di quei panini untissimi, della caponata della nonna. Le bevande comprendevano acqua minerale in bottiglia di vetro, il frigo pesava uno sproposito solo per quello. Poi c'era, naturalmente, la fiaschetta di vino dello zio Torlindo, un vino fatto in casa, una cosa di una potenza immane, già lo stappavi e ti ubriacava solo il rumore del tappo che s'apriva. Porta tutta questa roba e cammina in una marcia forzata che durava almeno un'ora e mezza. Finalmente si arrivava allo spiazzo, a mezzogiorno. In questo spiazzo c'è ognuno che prendeva la sua propria posizione, si stende il plaid, si mette sul cestino, chi va di qua, chi va di là. Molti partono dietro gli alberi, perché come i cani devono marcare il territorio, e a questo punto, piano piano, e per cercare di coinvolgere i bambini, dopo aver preparato tutto quanto, ormai si era fatta l'una, vabbè, dai, mangiamo, che adesso qua bisogna preparare tutto quanto, sono dei panini, basta sedersi, prendere i panini. No, bisognava apparecchiare, bisognava tirare fuori i bicchieri, le
posate, c'erano i piatti, c'erano i nonni, c'era una quantità allucinante di gente, si preparava tutto quanto e quindi si mangiava. È finito il pranzo e raccolte le briciole, bambini mi raccomando non seminate briciole nel bosco! Ma no, mamma, stiamo dando qualche briciolina agli uccellini, per un paio di passeri che ci sono è stato sbriciolato un intero filone condito con la caponata, il passero ha assaggiato due o tre bricioline di quel filone e disperato se n'è andato a schiacciare un pisolino perché gli sono buttate pesantissime, tutto il filone è lì. E dopo pranzo bisognava passare il tempo e riposarsi un pochettino, quindi la mamma, la nonna si prendevano il libro, si cominciavano a chiacchierare delle solite cose, però tutti gli altri dovevano trovare un modo di passare il tempo, ed ecco che subito arrivavano i nonni che tiravano fuori il mazzo di carte napoletane e giocavano a briscola. Giocare a briscola me l'ha insegnato Stefano Benni qual è lo scopo del gioco. Lo scopo del gioco è di battere le carte molto forte sul tavolo. Chi batte la carta più forte fa più punti. Alla fine vince chi ha battuto le carte molto più forti o ha rotto il piano di gioco. Quando il tavolo si rompe il tavolo, quando si gioca nel bosco si batte molto forte, arrivano questi colpi secchi ogni volta che viene battuta una carta e piano piano vola a terra e si scava un buco. Si vince quando alla fine il buco intorno a quelli che stanno giocando è profondo almeno un metro. Questo mentre l'amico di famiglia omnipresente al picnic prende il filo d'erba, lo mette tra le mani. Eh no, perché è un richiamo per uccelli, e infatti qualche uccello passa, ma dà più l'impressione che passa, guarda, ma guarda quello che sta facendo! E cominciano a ridere, perdona, a cinguettare. C'erano papà e lo zio, che invece, ma vai, andiamo per funghi! E andiamo per funghi, e stanno parlando due persone che non avrebbero trovato funghi in scatola sullo scaffale del supermercato, ma andavano per funghi, quindi si perdevano dentro il bosco, e allora c'era il cuginetto di un anno più grande che tirava fuori dalla tasca il Graal, la scatola di micette avanzate da Capodanno. Dentro ce ne saranno state 7-8, perché poi non è che fosse tutto questo granché. Dai a mettersi nel bosco a far scoppiare petardi! Che poi era una scena abbastanza gustosa, visto che eravamo tutti bambini di 6-7 anni, 5 anni, quando il cugino accendeva la miccia tutti noi eravamo già a 50 metri di distanza dentro un bunker, e il cuginetto, dopo aver acceso la miccia, partiva di corsa che Bolt gli avrebbe fatto un baffo e mezzo, e si scoppiavano i petardi, due. Perché dopo il secondo botto veniva lo zio incacchiato nero e toglieva l'accendino al cuginetto, sicché la successiva ora, ora e mezza, la passavamo con il cuginetto cercando di riaccendere le miccette facendo il fuoco sfregando due bastoncini. Non ci siamo mai riusciti, abbiamo sfregato bastoncini per decine e decine di picnic, ma non siamo mai riusciti a cavare fuori neanche un po' di fuoco. E tutti quelli che hanno fatto un picnic negli anni 70, negli anni 80 possono confermare che almeno una volta si è tentato di accendere il fuoco coi bastoncini, non per l'idea di dire «Oh, guarda, ho fatto il fuoco», ma per l'idea di riuscire ad accendere le quattro micette avanzate. Non dite che non è vero, perché lo so, guardate, eccone uno che l'ha fatto, eccone un altro, lo sapevo. Si raccoglieva baracche e burattini, la cesta di vimini nel frigo, che non sai perché erano più pesanti di prima, e si ritornava a casa, non perché si era fatto tardi, non perché aveva tramontato il sole, ma perché avevamo dovuto cedere il campo al vero nemico, le formiche. Mi sono sempre immaginato queste cose un po' da cartone animato, il plotone di formiche, uno che suona la dunata «Signori, ci sono campeggiatori che stanno facendo un picnic!» L'urlo che non si sa bene quale formica ha tirato «E vai, il pane con la caponatina!» E arrivavano milioni di formiche, tutte ben pasciute, perché si nutrivano soprattutto di quello che lasciavano i villeggianti della domenica, e tornavi a casa, eri talmente coperto di resina che più che fare un bagno caldo sarebbe servito del cotone e del gasolio agricolo per toglierti tutta quella resina di dosso. Questo era il picnic negli anni 70, negli anni 80, ridendoci un pochino sopra, ma fondamentalmente, alla fin fine, questa era la cronaca di una classica domenica di picnic in campagna. Adesso, nel corso del tempo, il picnic è cambiato tantissimo, ormai i tempi sono cambiati anche nella gestione del picnic. Una volta era appunto anche il piacere di andare alla scoperta di un posto, andare a passeggiare, godere del panorama, adesso diventa «sì sì, aspetta che metto sul GPS», non dimentichiamo, tra le altre cose, che una volta si facevano appunto questi panini, questi piatti molto ricchi, molto funzionali, adesso... ma non lo so, facciamo il bento, altrimenti prepariamo qualcosa di biologico... Non so, ho l'impressione che il picnic nel corso del tempo sia cambiato. Voi fate ancora dei picnic? Li avete fatti negli anni 70, negli anni 80? Li farete ancora? Voglio sapere un pochettino la vostra, voglio sapere che cosa ne pensate, parliamolo nei commenti, fatemi sapere se sono riuscito a strapparvi un sorriso, e se ci sono riuscito vi ricordo di fare pollice in alto, di condividere questo vlog e di iscrivervi
iscrivervi al canale. Io sono Grizzly, come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!